Una serata in campo per ricordare Stefano Oliva, una figura importante, amata da tutti perché ha vissuto a lungo in questo campo e in questa struttura. Sì, una figura importante che anche se io l'anno scorso sono arrivato praticamente poco dopo della sua scomparsa, mi hanno fatto capire subito l'importanza della sua persona e il valore che aveva lui come persona qui all'interno di questa società, ma soprattutto amato da molti. Quindi per noi è stata comunque una bella serata per rappresentare una figura per noi abbastanza importante. Avete chiuso il girone d'andata al quinto posto, andando probabilmente anche al di là di quelle che erano le previsioni estive, e paradossalmente forse lasciando anche qualche punto per strada. Sì, siamo una squadra abbastanza umile. Sappiamo che comunque ogni partita per noi è come una finale, sappiamo che dobbiamo lottare per raggiungere il nostro primo obiettivo e poi magari toglierci anche qualche sassolino in più dalla scarpa perché abbiamo le qualità, le potenzialità per poterlo fare. Sì, qualche punticino magari purtroppo anche per qualche disattenzione di troppo l'abbiamo lasciato strada facendo, però siamo una squadra che siamo pronti a combattere e a rifarci nelle partite successive. È anche vero che gare come quelle con Nebro, Starocca, Acque Dolcese, ma non solo, avete saputo vincerle nel finale, un segnale di grande caparbietà. Sì, siamo una squadra che diciamo, sappiamo soffrire, come ti ho detto prima, abbastanza umile, quindi siamo molto compatti come gruppo e questo ci aiuta anche soprattutto nei minuti finali contro squadre abbastanza attrezzate. Vedi Paternò, Nebrus, sono state partite per noi fondamentali che ci hanno portato ad essere dove siamo adesso. Il 2024 si apre subito con gare impegnative, ospitate il Modica che comunque è terzo in graduatoria e poi sfidate una Messana che ha cambiato letteralmente volto sul mercato e magari non sarà l'unica. Sì, ormai tutte le squadre sono abbastanza attrezzate. Come ho detto prima, per noi ogni partita è come una finale, l'affronteremo proprio così, perché sappiamo che nessuno lascia punti né fuori casa né in casa, tutti lottano come se stessero per perdere un pezzo proprio di loro. Quindi noi sappiamo che dobbiamo stare sempre sul pezzo e cercare appunto in queste partite ancora più importanti in casa di approfittare di queste situazioni e portare più punti possibili. Un obiettivo a livello personale. Raggiungere i playoff e dare un grande contributo anche a livello di gol alla squadra, che è quello che mi manca e che vorrei più di tutto.